Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Io mi chiamo Viviana Bertanza e dal 2018 lavoro per un'azienda cinese, la Zhengzheng Gold Foil, specializzata nella produzione e nel commercio di foglia oro, sia a scopo decorativo che foglia oro edibile. Oggi è giovedì, quindi nuovo video. Il video di oggi è una collaborazione con Maria Elena Bekis, interior decoder specializzata nel riciclo creativo e nel restyling di mobili e di oggetti. In particolare nel video di oggi vedrete la realizzazione passo per passo di una collana artigianale utilizzando materiali di recupero e la foglia oro come elemento decorativo. Ma non vi rubo altro tempo e vi lascio al video di Maria Elena Bekis. Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi vedremo come costruire un ciondolo dorato con un sasso e grazie all'utilizzo delle meravigliose foglie d'oro in oro 24 carati della ditta King Boom Gold Foil, che mi ha contattato attraverso la loro collaboratrice Viviana Bertanza, che è anche vice direttrice della galleria d'arte collegata a questa bellissima azienda. Un'azienda che a conduzione familiare nasce nel 1955 e da allora da padre in figlio si sono tramandate tutte queste nozioni per forgiare al meglio queste foglie d'oro. Io ho preparato già delle pinze, una bobina di metallo di ottone bruciato, i miei sassi che modellerò tra poco, vedrete come. E naturalmente dei pennellini e la missione all'acqua per stendere la foglia. Apriamo i panetti, sono dei panetti 4,3 x 4,3, le foglie sono in oro 24 carati. Guardate che meraviglia! È una meraviglia. Sono piccoline, ma brillano tantissimo, riflettono la luce in una maniera strepitosa. Hanno uno spessore minimo perché parliamo di 0,11 micron, quindi proprio veramente sottilissime, e vanno gestite utilizzando questa cartina di bambù che le contiene, che è molto comoda perché per chi non ha manualità evita svolazzamenti della foglia in giro. Stavamo appunto dicendo che questa è un'azienda che ha un brevetto riguardo la forgiatura dell'oro per fare questa foglia. E questa tecnica appartiene all'UNESCO, quindi abbiamo veramente un'azienda che sul territorio asiatico ha una reputazione molto importante, si è occupata di interventi, decorazione di insomma, palazzi e edifici molto importanti. Vedete come va manovrata rapidamente perché si rompe anche con facilità, quindi io che ho una buona manualità, nonostante questo, devo comunque fare attenzione. Uso dei guanti per evitare che il sudore della mia pelle vada ad interferire con il lavoro, però si stende talmente bene che sembra quasi di modellare una pasta d'oro. Mi dispiace che non si riesca a capire la bellezza, cioè in realtà nel video già si vede quanto brilla, ma dal vivo è ancora più lucente e luminescente. Prossimamente avremo modo di incontrare Viviana Bertanza che ci racconterà molte più chicche di informazioni su questa azienda e quindi avrete anche modo di così, fare delle scoperte interessanti. Sotto ogni video poi metterò chiaramente i link per poter acquistare il prodotto o per richiedere ulteriori informazioni. Al momento sto con questo pennellino piatto che vi dicevo prima, ne servono almeno due, uno piccolino per stendere la missione all'acqua per doratura e quello piatto un pochino più grande, però non superate determinate dimensioni perché comunque i sassi non sono giganteschi. Sul filo di ottone che trovate tranquillamente nelle ferramenta, io avevo già inserito delle perline dorate in mezzo a una perlina di vetro veneziana. Io ho recuperato delle perle che avevo già, delle piccole collezioni private, per cui avevo già del materiale. Consiglio anche di non gettare via le vecchie bigiotterie, quelle rotte, quelle che avete nei cassetti da una vita, pensate di magari o regalarle o buttarle via, perché in realtà potete recuperare dei pezzi e creare delle cose molto belle.
Procedo ingabbiando il sasso all'interno di questo filo, creo proprio una gabbietta. La forma del sasso praticamente mi suggerisce l'andamento, come vedete, faccio un giro, poi blocco il filo, cambio direzione e giro dall'altra parte. Non è difficile, è una questione proprio un po' di allenamento. Magari le prime volte fate delle prove. Prendete un pochino di filo, fate delle prove, ma comunque vedrete che è più semplice di quanto non sembri. Quello che dobbiamo cercare di fare appunto è creare una intelaiatura intorno a questo sasso. Quindi tagliamo un altro pezzo di filo d'ottone. In questo caso io ho scelto un ottone bruciato perché ha la stessa così, finitura dorata della nostra foglia d'oro, però nel caso avessimo usato magari delle foglie d'argento avremmo potuto usare un filo cromato, quindi argentato. Rimaniamo sulle tonalità dell'oro, belle o calde, vedete che la brillantezza è veramente straordinaria. Ora con la punta delle pinze creo delle ondine. Cosa faccio? Faccio delle mini spirali che servono a restringere la gabbietta e al contempo creare dei motivi decorativi molto molto carini lungo la superficie del sasso. Ogni sasso è diverso dall'altro, quindi per forza di cose ogni collana sarà un pezzo unico. E il fatto che si tratti di foglie di 24 carati che sono ricavate da chiaramente dei lingotti che sono al 99% di oro, ma che poi per anche rendere più robusto e legare al meglio il metallo, hanno poi all'interno altri metalli come per esempio il rame, però chiaramente rendono questi oggetti, seppur poveri, molto raffinati, molto preziosi ed eleganti. In questo momento sto lavorando sul retro del sasso perché dovrò creare una isoletta per permettere poi al mio anellino, alla serie di anellini di minuteria, di poter essere attaccati. Quindi sto preparando nel retro della gabbietta l'aggancio. Vedete, questi sono degli anellini, anch'essi di ottone dorato, che trovate nei negozi di minuterie, nei negozi di belle arti che hanno anche sono fornite per le bigiotterie o su siti specializzati. Comunque è tutto materiale facilmente reperibile a costo molto basso. Chiaramente quello che renderà prezioso l'oggetto finale sarà la foglia a 24 carati e poi chiaramente la manodopera. Anche se stiamo lavorando su materiali che di per sé non hanno dei costi elevati, ma alla fine tutto il lavoro li renderà preziosi e pregiati. Adesso stiamo infilando il nostro filo di caucciù. Io ho scelto un caucciù sul marroncino e prendo le estremità, creo delle asole usando ancora il mio filo d'ottone che giro intorno per bloccare l'asoletta. È molto facile e molto rapido. È una tecnica veramente semplice, potete abbinarla su qualsiasi tipo di cordoncino, che sia di raso, che sia di velluto, che sia per esempio di stoffa, che sia di caucciù, che sia di pelle. Chiaramente se avete a che fare invece con delle catene, no, perché la catena ha già diciamo degli anellini che vi permettono di inserire direttamente gli anelli un pochino più grandi. Quindi, a parte catene metalliche, che siano morbide, che siano rigide, per tutti gli altri tipi di girocolli va bene questa tecnica qui. Gli eccessi, i pezzettini in eccesso di cordoncino, li tagliate, quindi non ci sono problemi. Non serve un cordoncino elaborato, perché il ciondolo di per sé lo è già molto, quindi non serve assolutamente caricare ulteriormente. Come vedete, è già concluso, quindi abbiamo fatto veramente veloce. E adesso passiamo all'altro sassolino. Per questo sasso, diciamo, vi faccio vedere rapidamente un po' l'impostazione, che è identica all'altra. Giro intorno con il filo, creo le mie ondine per stringere, per creare motivi decorativi, e
E invece di agganciarlo subito con gli anellini, cosa faccio? Termino comunque la mia gabbietta perché devo comunque ingabbiarlo, deve essere comunque ingabbiato in modo che non si sposti, non se ne vada da nessuna parte. Dopodiché, con delle perle che io avevo già in casa, come vi accennavo prima, che sono tra l'altro delle perle di ceramica, alcune che vengono da monasteri archi dalla Grecia, che ho preso durante un viaggio anni fa. Altre piccole perline di vetro e un'altra spirale dorata, sempre proveniente dalla Grecia, creo un modulo che aggancerò a questo sasso. Quindi sarà un monile composto da due moduli: il sasso ingabbiato e dorato, e prima dorato e poi ingabbiato, e un secondo modulo con queste perle di vetro che si agganceranno da una parte al sasso e da una parte al cordoncino. Questo proprio per rendere un pochino più elaborato il tutto. Naturalmente poi starà alla vostra fantasia, anche sulla base del materiale che utilizzerete, di scegliere un tipo di perla piuttosto che un altro. Non spruzzate sopra profumi oppure spray aggressivi perché potrebbero in qualche modo alterare la patina sia del filo di ottone che della doratura, quindi basta un panno asciutto per dare una lucidata veloce. Siamo quasi alla fine della nostra creazione. Io vi ricordo di iscrivervi al canale per aiutarlo a crescere e spero vi siano piaciuti i miei video, per cui mettete like. E poi per qualunque altra informazione potete scrivermi nei commenti, io sarò ben lieta di darvi poi suggerimenti, notizie, informazioni e quant'altro. Anche in questo caso stiamo parlando di una tecnica facile da ripetere e dove non andiamo a spendere molti soldini, ma sicuramente il risultato finale è un risultato più che gradevole. Non posso fare altro che salutarvi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Cara Maria Elena, ti ringrazio molto per la tua disponibilità, per la tua gentilezza e per la tua cordialità e complimenti per la realizzazione delle tue opere. Io spero che il video vi sia interessato. Fateci sapere se realizzerete anche voi questo tipo di gioiello a casa e mandateci le vostre foto, i vostri video di collaborazione. Noi ci rivediamo molto presto con un prossimo video e alla prossima! Ciao!